start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Espresso Tycoon, un gioco che era uscito da prima come prologue e il 7 di giugno uscirà ufficialmente. Voi lo vedrete sicuramente dopo, diversi giorni dopo il rilascio. Non so dirvi ancora il prezzo, ma so dirvi che è un gioco parecchio interessante. È un po' diversa lo stile, diciamo, di visualizzazione del gioco, perché ci siamo abituati ai simulatori di attività dove comandiamo in prima persona. In questo caso siamo a volo d'uccello. Vi faccio vedere brevemente che abbiamo le varie missioni che ci portano in giro per il mondo insegnandoci a giocare. In sintesi, in questo caso siamo in Sudafrica e abbiamo un baracchino del caffè. Dobbiamo vendere il caffè, il gioco ci insegna come piazzare gli oggetti, come diciamo scrivere il menu, settare i prezzi, ordinare le merci e così via. Poi abbiamo la seconda missione, dove invece siamo a New York, dove andiamo ad assumere proprio il barista e pensiamo a un ambiente un pochino più raffinato con la musica. Poi ci richiamo a San Paolo in Brasile con dei caffè un pochino più creativi, perché potremmo andare a personalizzare anche le nostre creazioni. Poi andiamo a Parigi con la possibilità e l'obiettivo di ottenere i chicchi d'oro, riconoscimento dei bar. Si va poi a metà dell'avventura della campagna andando in Siberia, dove dobbiamo ottenere un profitto e viaggiare appunto con questo bar sul treno. Qui siamo a Londra con altri obiettivi ancora e così via. Sono diverse, sono una decina le missioni, ma al tempo stesso possiamo fare anche il sandbox, dove possiamo selezionare la difficoltà, la location. Vediamo, perché allora la patria del caffè potrebbe essere anche tranquillamente l'Italia, ma l'Italia non c'è, quindi apriremo un bar a New York. No, lo facciamo a Londra. Vediamo, obiettivo nessuno. Possiamo settare la possibilità di raccogliere tot soldi, tot chicchi d'oro, il tempo, limite di tempo illimitato, lo giochiamo liberamente. Ricette del caffè predefinite, il denaro all'inizio, io ne metto un po' giusto per farvelo vedere. Classificazione all'inizio nessuna, chicchi d'oro all'inizio, insomma possiamo sbloccare già tutti gli ingredienti per il caffè. Lo sblocchiamo, poi ovviamente tenete conto che li dovremo sbloccare volta per volta. Abbiamo i dipendenti, abbiamo la possibilità di assumere il barista di base, ma in questo caso no. I clienti sono divisi per gruppi sociali. Ci sono i turisti, i tecnici, studenti, anziani, bambini, hipster, occasionali, imprenditori, e possiamo abilitare anche i ladri, insomma possiamo. E non possiamo fare Londra però, perché dobbiamo sbloccare la missione di Londra, quindi dovremmo fare per forza a Città del Capo. Perfetto, abbiamo questo baretto qua. Quello che voglio capire è perché si parla di ottenere un impero, insomma, quindi creare un impero del caffè, ma secondo me ogni location è legata a un tipo di baracchino, quindi questo è un po' un peccato. Poi magari qualcuno di voi lo ha già provato. In the coffee facciamo così, colore così, è tutto fatto e iniziamo la nostra avventura. Ora mettiamo in pausa col tasto spazio e vi faccio vedere un pochino qua i caffè che abbiamo venduto, i clienti all'interno, la spazzatura da rimuovere, la classifica, il moltiplicatore monetario, che non so cosa sia, i punti stile, i soldi, il nome, obiettivi della missione che non ci sono, i chicchi d'oro che otteniamo vendendo 3 caffè, 10 punti stile, insomma balle varie. Abbiamo la caffetteria, che è questa, aperta, chiusa, possiamo aprirla o chiudere, consentire o meno l'accesso degli animali. No, dicevo, è un peccato perché ogni location è legata a un edificio. Infatti le missioni sono legate una con l'altra, ci vengono dati più soldi quando completiamo una missione per svolgere la missione successiva. La sandbox, mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di un pochino più sandbox, cioè da qui poi evolverci e prendere altri edifici. Poi magari sarà possibile, però al momento non lo vedo. Abbiamo i dipendenti con le varie abilità divise tra... Adesso parte che non abbiamo assunto nessuno, quindi dovremmo assumere, vabbè,
Abbiamo 8 ore al giorno, 12 ore al giorno, abbiamo le abilità nel fare il caffè, il latte, la velocità e lo stipendio. Quindi io assumo 12 ore, 8, 8, 16, mi servirebbe 3 persone da 8 ore, comunque io le assumo a caso, perché 8, 8 e 6, restiamo scoperti 2 ore, ma va bene. Vedete che abbiamo le varie persone, addetto alle pulizie, ma in quel caso possiamo pulire anche noi cliccando sui rifiuti che troviamo per terra, i tuttofare, la sicurezza, ma non è il caso. Qua abbiamo visto questo, abbiamo i turni lavorativi dove possiamo impostare l'orario, un po' come già visto su Big Ambition. Teoricamente questo è l'orario. Gli addetti delle pulizie non li abbiamo e va bene. Poi abbiamo i clienti, beh, possiamo aprirlo anche da qui e dovremo tenere molto in considerazione quello che pensano i clienti. Quindi se qualcuno si siede e dice il prezzo è troppo alto, dobbiamo ripensare. Se lo pensa solo uno e tutti prendono caffè, vabbè, ma se lo pensano tutti, mettiamo mano, diciamo, ai prezzi. Qui gli obiettivi della missione non ci sono perché siamo in sandbox, giusto per farvi vedere un po' tutto, le finanze, la ricerca. Abbiamo l'editor del caffè, quindi possiamo andare a modificare tutte le varie ricette. Abbiamo il marketing, quindi possiamo andare a puntare delle campagne B, Instagram, radio, TV sui vari tipi di clienti, quindi spuntiamo magari più agli studenti o agli imprenditori. E le forniture, questo è molto importante perché dobbiamo ordinare il caffè. Caffè, cioccolata, filtri per acqua e matcha. Ingredienti abbiamo proprio gli ingredienti in sé, quindi questo è il base del caffè e della cioccolata. Abbiamo gli ingredienti, poi il latte di soia, lo sciroppo al cioccolato, lo sciroppo alla vaniglia, il topping, cioè il rotolo di cialda per fare le varie creazioni, ma noi qua tecnicamente dovremmo vendere solo caffè, ma adesso andiamo a vedere. Prodotti per la pulizia e prodotti monouso. Questo è molto importante perché li voglio ordinare perché sono quelli per il caffè da asporto. Ne ho un botto, ordine immediato, tanto i soldi ne ho, perché immediata è 4,69, in 4 ore 2,19 e così cambia per tutto, insomma, quindi posso ordinare anche il caffè, ne ordino un po', ordine immediata. Ordino, vabbè, ancora, espresso puro. Ne ordino un po' così, un po' di scorta. Basta, direi. Va bene. Perché qua abbiamo il menu, quindi la possibilità di aggiungere varie cose. Io aggiungo l'espresso, aggiungo il menu. Aggiungo l'americano, non c'è. Vedete, posso creare un nuovo caffè, capacità. Posso mettere proprio espresso. Il ghiaccio tritato. Perfetto. E questo lo chiameremo caffè. Qualche problema con l'accentato. Ghiacciato. Quindi ordiniamo anche dell'acqua, del caffè, insomma, delle cose. E prima ricetta creata. Espresso a rubacuori. Ok, caffè ghiacciato, lo aggiungiamo al menu. Vedete che abbiamo il prezzo. Con il margine, noi facciamo sperimentale 1,50, questo facciamo 1,90. Ok, il menu è questo. Ora, vediamo le macchine del caffè. Abbiamo questa macchina del caffè che è in uso. Abbiamo la velocità, la qualità e i punti barista. Va bene. È interessante anche questo. Abbiamo gli snack, la possibilità di andare a vendere, però dobbiamo ricercarli, vari oggetti. Filtro per acqua, espresso dopo qua, ordino, sì perché è quello che ci serve per fare l'espresso alla fine. Filtro per acqua semplice, ne ordiniamo una decina. E tanto i soldi ne ho messi giusto per farvi vedere come funziona. Voglio vedere l'ordine delle forniture per quanto riguarda il ghiaccio, perché voglio capire se c'è modo di ordinare il ghiaccio. Che poi in realtà gelato al torrone, gelato c'è di tutto, latte scremato, topping, vediamo se c'è qualcosa qui, rotolo di cialda, ok, no, mirtillo, ciliegia, no, credo che il ghiaccio venga calcolato, i macaron addirittura, questi vanno tanto a Parigi.
No, vediamo. Intanto apriamo. Apriamo il baretto e vediamo cosa succede. Intanto vedete che arrivano i droni. Adesso penso sia l'ora in cui non c'è nessuno. I baristi stanno lavorando nonostante la caffetteria sia chiusa. Ok, no, dobbiamo aprirla. Ok, abbiamo recuperato degli oggetti, poi pian piano arrivano gli altri. E allora, caffetteria aperta. Sì, l'abbiamo aperta. Poi possiamo aprire e chiudere il bagno, insomma, però... Ecco, no, ho fatto una cavolata perché arriviamo alla parte più interessante, cioè dobbiamo mettere i tavoli. Quindi prendiamo i tavolini e prendiamo i tavoli e li mettiamo qua, nella zona qui. 1, 2, 3 e 4. Prendiamo anche delle sedie. Oh. Vediamo un po' qua. Delle sedie normalissime che costano anche poco. Con FR le ruotiamo. Vabbè, questa l'ho messa male. Devono essere vicine perché sennò non lo dice. È troppo lontano. Ok, altra cosa importante, c'è la possibilità appunto, dato che il nostro bar è aperto anche per gli animali, di trovare le ciotole per gli animali. Quindi vediamo se c'è qualcosa. Pavimenti, no, altro. Posa cenere retro, possiamo mettere le lampade. Vediamo un attimo se la trovo, la ciotola del cane, piatto della tazza. Poi possiamo mettere le lampade, le lanterne, insomma, per fare un po' di luce. Bicchiere da vino, no. E questo è molto bello per gli interni. Tutte queste cose qui. E onestamente non trovo la tazza del cane. Dovevo esaminarlo meglio. Dipinti, lampade. Vedete, possiamo mettere anche una lampada così sul tavolino. Che sta malissimo, ma va bene. Questa è una lampada da parete moderna. Non abbiamo interni adesso, quindi... vediamo un attimo se scrivo ciotola. Eccola lì. Mettiamo la ciotola per cani. Quindi abbiamo lo spazio anche per i cani. Via, abbiamo aperto. Quindi teoricamente sta arrivando il barista del primo turno. Intanto i droni stanno consegnando tutte le scorte che abbiamo ordinato. Ovviamente, qualora avessimo non impostato la consegna immediata, vedremmo vicino all'ordine un tempo in termini di ore. Alcuni caffè, aumentando la quantità ordinata, non ci mettono solo 2-3 ore, ma ci mettono anche 12. Quindi dovremmo organizzare noi tutte le consegne in modo da non lasciare mai i clienti senza. Intanto clicchiamo su di lui, talvolta ordino espresso, ma oggi non ne ho voglia. Peccato non ci sia altro per me. Questo si lamenta del fatto che non c'è abbastanza, non c'è abbastanza scelta nel menu. Io posso andare a inserire altro, ma il cappuccino, però schiuma latte no, non ho richiede, non ho tutto quello che serve per farlo, quindi no. Ma anche qua mi dice nel caffè ghiacciato zero tasse, richiede chicchi di caffè, le ho, ma filtri per acqua non li ho, quindi li ordiniamo subito. Ma magari stanno arrivando adesso, filtro per acqua, ok, infatti è arrivato adesso, quindi dovremmo poterlo fare, sì. Vediamo intanto come va, come piace la nostra ricetta. Ecco, questo non è contento, non offre il caffè che vorrei ordinare, vabbè, è un turista. Ripeto ancora una volta, magari mi sbaglio, e se mi sbaglio vi prego ditemelo, mi sarebbe piaciuto un qualcosa dove io parto sì con questo, ma non vincolato allo scenario, ma che poi prendo dei soldi e compro un altro edificio. Però cambia struttura, forse è possibile, ma non ne sono sicuro. C'è la modalità cinematica, dove io posso passare in questa e muovermi. Intanto lui ha ordinato il caffè ghiacciato, è un po' alto, ma ha deciso di provarlo comunque. Alla fine ho deciso di ordinare il caffè ghiacciato, anche se non è il mio preferito, l'anziano. Vediamo come gli piace, ma non lo so. Vediamo cosa dice, e se lo beve da portare via o lo beve subito. Intanto il nostro barista magico, Carl Murphy... C'è un'atmosfera fantastica qui. Vediamo. Vediamo se ti piace. Insomma, c'è anche un gattino qui. Ci mette una vita a preparare il caffè, ma va bene. Ok, vediamo se penso lo beva qui, perché ha preso la tazza. Non sembra una tazza da sport, però vediamo. Sì, infatti lo beve qui. Vediamo cosa ne pensa.
Ah, intanto il gatto si è messo qui a... Bellino. Si è messo a bere. Possiamo ricaricare. E ovviamente quando i nostri clienti lasciano dei rifiuti li possiamo raccogliere. Che è un clicker. In questo caso si clicca e si fa. Ma assumendo qualcuno per le pulizie lo farebbe in automatico. Intanto vediamo. Questi sono... Non offre il caffè che vorrei ordinare. Mi spiace. Signora, le piace il caffè? Cioè vorrei capire, avere un feedback o qualcosa. Tanto nessun altro ordina. Talvolta ordino caffè ghiacciato, ma oggi non ne ho voglia. Mi spiace. Mi spiace. Beh, inseriamo nel menu anche un cappuccino a sto punto, no? Latte in uso, solo latte. Mi serve latte e schiuma latte. Quindi ordiniamo, aggiungiamo al menù il cappuccino costa così, non è un po' caro, eh. Ordina solo latte, ordine immediato, consegna immediata, via. E prendiamo un'occhiata appena arriva, se c'è tutto quello che ci serve. Allora, eccolo qua, arrivato. Adesso vediamo se possiamo farlo, non ancora. Zero tazze di questo caffè, schiuma latte. Ma dove cavolo è schiuma latte? Vediamo un attimo. Non so dove sia schiuma latte. Ingredienti. O forse la macchina del caffè che deve farlo. Un attimo. Topping. No, panna montata. No. Prodotti monouso. No. Fammi vedere la macchina del caffè. Schiuma latte no. Motivo? Non posso cambiarla? Ok, sì, la posso comprare. Infatti questa è in uso. La voglio prendere, è bella io però. Abbiamo un sacco di soldi, compriamo poi questa, no? Perfetto. Adesso la possiamo fare, infatti. E lo faremo anche più rapidamente. Signora, le piace? Vabbè, intanto possiamo accelerare. Offri 10 di sconto. No, non me la compro così la cliente, insomma. Vai avanti, no? Posso accelerare il tempo. Ok, sta andando via. Parere. L'ha provato, non mi ha detto niente. Intanto hanno lasciato dei rifiuti, che più che rifiuti mi sembrano giocattoli in ottime condizioni. Comunque io clicco, vedete, pulisco. Questo ordina un cappuccino da asporto, che non è il suo preferito. Intanto la signora... Neutro. Lui... Lei. Il cappuccino è alto, lo ordina. Ok, rivediamo anche il prezzo del cappuccino. Tutto alto qua. Allora, abbassa un po' questo, abbassa un po' questo. Ok. L'espresso però deve costare meno del cappuccino. Ok. Tanto stiamo vendendo caffè. Abbiamo venduti i tre. Ah, lui ha finito il turno. Nella caffetteria non c'è un barista. Ok, per un'ora abbiamo un buco di turno. Saltiamolo. Arriva il barista nuovo. Credo. Eccolo lì con molta calma. Flemma. Questa è una turista. Sì. Non vogliono caffè. Io intanto accelero nuovamente il tempo. Congratulazioni. La tua caffetteria ha raggiunto lo standard richiesto per essere premiata con 2 chicchi d'oro. Riceverai un piccolo bonus in contanti di 300. Avere un'attività più sviluppata è un piacere ma anche una responsabilità. D'ora in poi i clienti recensiranno altri aspetti della tua caffetteria. Per aiutarti in questo riceverai mezzi aggiuntivi. Slotta nel menu, ulteriori sconti giornalieri, la ricerca, la formazione indipendente e il marketing. Questo è molto interessante. Che dà più spessore al gioco. Non abbiamo ancora la possibilità di cambiare la struttura, ma credo un cambio sia abbastanza schematico come tipo di cambiamento. La ricerca, vediamo, la ricerca, abbiamo la possibilità di ricercare gli snack con un budget giornaliero di 100, quindi noi adesso stiamo ricercando questo e possiamo ricercare anche l'editore di caffè. Vabbè, intanto noi a breve potremmo ottenere anche degli snack, perché gli snack credo che non li abbiamo ancora, infatti abbiamo solo i croissant e li mettiamo qui, li piazziamo qua, vengono ovviamente pagati solo lì, credo sì, infatti vediamo se ce ne stanno altri. Abbiamo venduto uno snack, va bene, dai, basta così.
Caffè ghiacciato più croissant. È un po' stile siciliano, perché la granita col croissant. Però qua non si fanno granite, si fanno caffè ghiacciati. Il flat white, latte, sì, possiamo fare anche il latte, aggiungiamolo al menù, il latte così. Flash mob, si è radunato fuori dalla tua caffetteria tirando l'attenzione folle di curiosi, classificazione più 15. Quindi, chi è che si è posizionato fuori? Non so chi. Comunque, questo barista potrebbe migliorare le sue abilità in caffè, sono pienamente d'accordo. Ha lasciato lì qualcosa, ha lasciato lì dei rifiuti, noi puliamo. Il barista dovremmo potergli fare... Train è sbagliato, perché sarebbe train, tradotto male, fai la formazione. Io addestro gli altri, pagando... E li tengono via dal bar per 6 ore, così vanno a farsi la formazione e diventano più bravi. Cappuccino da sport non è il tuo preferito, mi dispiace, però... E bisogna tenere d'occhio i rifornimenti. Io credo che a questo punto, andando avanti, ci daranno la possibilità di cambiare location. Ma è tutto comunque strutturato. Salto il turno, perché 30 minuti non c'è nessuno. Intanto arriverà l'altro barista. È un gioco che sicuramente va approfondito, perché sembra abbastanza profondo, non mi dà però l'idea di essere un gioco particolarmente difficile dove rischiamo il fallimento, a parte stiamo giocando a normale, quindi l'unica cosa che può succedere qui è più che il furto, può essere il fatto che abbiano delle esigenze elevate, quindi nessuno compri e noi compriamo la merce, però non, calcolando che non dovrebbe esserci la scadenza della merce, non andiamo a fallire, ecco, credo. Però è abbastanza interessante anche per la visuale fatta in questo modo e non in prima persona. Non so, qual è il tuo caffè preferito? Scusami, questa sei seduta qui. Caffè ghiacciato è molto conveniente, mi piace questo posto, si è aperto agli animali, è un tecnico, alla fine ho deciso di ordinare il caffè ghiacciato anche se non è il mio preferito. Il caffè ghiacciato spacca tantissimo. Nuovo oggetto, abbiamo ricercato un nuovo oggetto, la marmellata di panino, che non so cosa sia, ma vediamo se ce l'abbiamo già da piazzare qua. Sì, marmellata di panino, è la donut, la ciambalona, e ci mettiamo anche il toast triangolare in mezzo ai croissant messi un po' così uno sopra l'altro e li vendiamo. Mi piacerebbe sapere quanto guadagno abbiamo su quelle, però possiamo muoverle. Ok, perfetto, andiamo avanti, ce l'abbiamo un pochino il tempo, però di base ecco. Toast triangolare, 12, più 3. Ok, abbiamo guadagnato parecchio vendendo i toast. Vendendo i toast si guadagna abbastanza. Ok, è passabile adesso, quindi andando sui dipendenti, guardate qua, vedete che sono passati a passabile. Quindi li abbiamo... Dobbiamo migliorarli un po', insomma, però per un baracchino vanno più che bene. Intanto stiamo vendendo un sacco di snack in giro. Questo barista è buono. Da passabile lo facciamo andare a buono. Il problema è che lui è estroverso. Possiamo licenziarlo, aumenta... No, vediamo cosa succede se clicco off i 10 di sconto. È felice, molto felice. Ho avuto uno sconto. Sì, infatti hai avuto tutto gratis. Ti abbiamo dato anche dei soldi probabilmente. Comunque, e mi hai lasciato anche dei giocattoli, qui lasciano sempre i palloni e gli orsacchiotti. Uno dei tuoi baristi ha accidentalmente versato il caffè su un cliente, è appena arrivato il conto della lavanderia, 129, cos'era vestito? Di seta? Va bene, questo è un disastro che ha fatto il barista, molto male, verrà licenziato per questo. Lo stipendio mi va bene, ma potrebbe essere più alto. Inizia a non rovesciare la roba sui clienti, poi ne riparliamo, insomma. Comunque, ha finito il turno, lo statale va via giusto, giusto, e comincia il nuovo. Il nuovo, che è il vecchio, però vabbè, è passabile. Abbiamo addestrato anche Carl Murphy, che torna finalmente dopo una giornata proprio di riposo, dopo che ha finito il suo turno, ricomincia e sta facendo un po' attendere la gente qua che sta aspettando
Cappuccino più grassato. Ok, no, stiamo andando a gonfie vele. Non abbiamo il bagno, però, mi pare. Adesso non vorrei dire, ma il bagno non lo abbiamo. Il bagno, c'è il bagno chimico qui, ma è fuori servizio. Cliccando qui, dobbiamo avere tre chicchi d'oro. I tre chicchi d'oro si ottengono. Aspettate, che cerco di capirlo. Valutazione, ok. 10 caffè da asporto, 4. Ottieni 25 punti stile e ne abbiamo 30. Ottieni il barista a livello almeno buono. Ok. Prendendo quel livello lì si sblocca anche questo. Beh, allora, ragazzi, questo è Espresso Tycoon. Fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti. E alla prossima. Ciao ciao.